Soia. Ciao Tecla, come stai innanzitutto? Molto bene, agitata ma bene. Perché siamo a Sanremo in tutto questo. Esattamente, esattamente. 8 marzo è il brano che ti porta a calcare per la prima volta in gara il palco dell'Ariston al Festival di Sanremo, questa 70esima edizione. Quali sono le sensazioni della vigilia? Perché veramente mancano pochissime ore. Pochissime ore. Sensazioni mie. Spero di riuscire a dimostrare a tutti che i ragazzi della mia età valgono. Questo. È importante, hai appena compiuto 16 anni, noi ci siamo sentiti qualche giorno prima del tuo compleanno. Sì. Stavi andando tra l'altro a Roma a fare le prove con l'orchestra. Sì. E quindi da 16enne torni su questo palco perché in realtà l'hai già calcato, sì. Saremo Young, è stata un'esperienza che sicuramente ti ha impegnato per un mese e mezzo, dicevamo prima, questa è un pochino più breve. Ma com'è tornare a Sanremo in gara? È emozionante. Io davvero sono molto grata alle persone che hanno creduto in me e che hanno fatto sì che io arrivassi a questo punto. Ne sono veramente onorata e felice. Arrivi con un pezzo importante, un sì. Pezzo che affronta una tematica importante, sì. Quindi il messaggio ovviamente è quello di trasmettere una tematica, di far parlare di questo tema. Secondo te la musica è ancora in grado di smuovere coscienze, di indurre comunque un pensiero? Assolutamente sì. Assolutamente anche in quest'epoca sì. Secondo te, perché in passato lo ha fatto, però oggi che tutto è frenetico, tutto va veloce, è ancora in grado di mantiene ancora questo ruolo? Secondo me ci sono persone in grado di saperlo fare, ma è... L'esistenza dell'arte consiste in questo, non solo della musica, nel riuscire a smuovere, nel passare un messaggio. Quindi sono convinta che anche se magari non sono conosciuti da tutti, ci sono persone in grado di farlo. Chi sarà il direttore d'orchestra? Diego Calvetti, che è anche il produttore. Produttore del pezzo, sì. Perché ricordiamo gli autori sono Piero Lumitelli, Roli Di Benedetto, Emilio Munda, Rosario Canale, Marco Vito, esatto. E prodotto da Diego Calvetti. Esatto. Che ha diretto tantissimi artisti qui a Sanremo, sì. Quindi è un veterano. Sì, sì. E, un brano che hai scelto personalmente, anche l'altra volta mi incuriosiva a chiederti, essendo comunque stata la vincitrice di Sanremo Young, sei arrivata qui di diritto, tra virgolette, sì. Effettivamente. Sì, sì. Come è venuta la scelta di questo pezzo? Perché immagino siano arrivate tante proposte. Sì, sì, assolutamente. Allora, 8 marzo è stato uno dei primi brani che ho ascoltato e naturalmente è stato Amore a prima vista. Ho detto è questo, cioè quando si dice è questo. E con questo brano... Come ho detto prima, mi piacerebbe far capire alle persone che, forse come ti avevo anticipato anche quando ci siamo parlati, che avere 16 anni non significa essere per forza stupidi o superficiali, ma io vedo quello che mi succede intorno e lo capisco, quindi mi piacerebbe raccontare la verità anche in un futuro. Questo è importante. E a proposito di futuro, quali sono i tuoi prossimi progetti in cantiere? Non lo so. Non lo so, dobbiamo... spero che continuino, che si creino dei progetti, però adesso fissi non ne ho proprio. A parte la fiction di cui parlavamo sì, un'altra volta, sì, che sì. Uscì tra l'altro, andrà in onda subito dopo Sanremo, il 23 febbraio. C'è stato un problemino, che mi hanno chiamato, mi hanno detto smetti di dire che il 23 febbraio perché per ritardo e cose non uscirà. Io ok, va bene, sì, allora okay. Devo dire a tutti che... Prossimamente. Parlami un attimino di questa fiction, Vita in fuga, sei la figlia del protagonista. Sì, dei due mm-hmm. protagonisti, diciamo che la famiglia che la fiction è incentrata sulla famiglia. E non so quanto in realtà posso raccontare, okay. Perché mi piace anche lasciare questo alone di mistero. Però poi ti chiamano di nuovo e ti dicono smetti di parlare. Esattamente, però è un thriller familiare, diciamo. Ok, tra l'altro l'hai girato durante subito dopo Sanremo sì. Young, quindi sì. È già passato un annetto, mi dicevi non vedo l'ora che vada in onda perché sì. Immagino... Ah, in realtà le riprese sono finite a ottobre, quindi okay. Non... Sono durate parecchio, sì. Tanti mesi. Però okay. Sì. Sicuramente comunque il 2020 sarà un anno che ricorderai per questa sì. Partecipazione a Sanremo, quindi ti chiedo, al di là di come andrà, cosa ti piacerebbe portare a casa da questa esperienza? Ma diciamo che vorrei portare a casa un po' di serenità
imparare che non sia per forza bisogno di essere costantemente agitati, che ci si possono godere le cose pur essendo tranquilli. Hai scelto il luogo ideale, tra l'altro, no, però l'importante è viverla, cioè, comunque serenamente. Ti vedo molto serena e questo mi fa piacere, sì, perché sì, comunque è importante viverla così, godersela. Sì. Io ti auguro quindi di fare un ottimo Sanremo per te in primis, sì, e alla prossima, e davvero un bocca al lupo. Grazie mille, viva il lupo, viva il lupo, crepi il lupo, cosa viva il lupo, viva il lupo. Siamo animalisti, quindi viva il lupo. Viva il lupo, va bene, viva il lupo.